Sono in una veste un po' diversa oggi. Io sono Daniele e questa è Motocicletta Team. A volte sottovalutiamo le dinamiche e i pericoli che ci possono essere con lo scooter, che sono esattamente le stesse che troviamo con la moto. Salvo, in un suo messaggio sotto un video di Universione U, mi ha chiesto: ma come faccio con col mio scooter Burman 400 a fare l'inversione? E come spieghi tu a utilizzare la frizione, visto che lo scooter non ha la frizione? Ecco, io per puro caso oggi ho trovato questo scooter. Gli ho spiegato brevemente sotto il suo commento che possiamo utilizzare i freni al posto della frizione, cioè quando dico di tenere il gas alto, quindi giostrare quella frizione, con lo scooter diversamente. Terremo il gas puntato qualora servisse un gas più brillante e giostreremo con i freni. Adesso farò delle prove e poi andiamo un attimino a spiegarlo. Gas spuntato, guardate lo stop del freno. Anche in questo caso, nella manovra di destrezza, moto interna, in questo caso scooter, verso l'interno, io col baricentro del corpo mi sposto verso l'esterno, appunto per mantenere il baricentro, proprio perché non abbiamo la velocità, quindi la forza centrifuga che ci tiene su. Cosa avete notato? Il motore non chiudo del tutto il gas, ma lo lascio leggermente alzato e giostro con il freno. A questa velocità molto bassa, che sia il freno posteriore o il freno anteriore, non incide su stringere o allargare la curva, proprio perché è una manovra di destrezza. Quindi, in base alla nostra sensibilità o al fondo che abbiamo per terra, sceglieremo quale freno utilizzare. Io in questo caso ho utilizzato il freno posteriore, quindi gas leggermente puntato, inclino lo scooter verso l'interno, con il corpo rimango sull'esterno e gestisco l'accelerazione solo ed esclusivamente con il freno. Quindi le dinamiche sono le stesse, gli spostamenti della massa dei pesi sono gli stessi, l'unica differenza è che non abbiamo una marcia, abbiamo un variatore automatico e utilizzeremo al posto della frizione i freni. Spero di essere stato chiaro, questo video oggi è abbastanza corto. Ringrazio di nuovo Salvo per avermi dato spunto per questo video. E anche per oggi, ragazzi, in una veste insolita è tutto. Ciao!